Oh, ben ritrovati ragazzi sul canale di Animaggio. Sono qua, Demon Souls, di nuovo, altra breve clip per farvi vedere come uccidere il drago rosso. È vero che ci sono già diversi tutorial su YouTube per questa cosa qua, però secondo me questa è quella più... no, più veloce no, perché comunque è da tipo 30 minuti che sono qua, anche 40 forse. Allora, intanto con la classe nobile, quindi... in maniera tale da poter sparare delle magie. Poi il fuoco, che è comunque meno debole dell'altro, dell'altra magia, perché c'ho, ho l'altro tipo di... che vedete, ho il fuoco e la freccia dell'anima, che però in teoria è più potente nelle mie statistiche di magia, però non so perché, ma questo drago rosso fa più danno questa qua col fuoco che non l'altra, perché questa fa 27, l'altra fa 24. Comunque la posizione ottimale è questa: non dovrete puntare il drago, ma mettervi qui in mezzo a questi due sulla torre. Poi adesso vi faccio vedere. Poi i due anelli migliori che secondo me si possono equipaggiare per potenziare gli attacchi e per avere la magia che si rigenera sono la magia che si rigenera sono l'anello odoroso e l'anello odoroso e l'anello della magia facile. Adesso poi vi vado a far vedere appena l'avrò ucciso. Io non l'ho ancora mai ucciso in Demon Souls questo drago, e neanche l'altro blu, ma qua ci sono molto molto vicino. C'è un altro metodo che dopo vi farò vedere, però questo secondo me è più efficace, perché con l'altro io non sono riuscito a scalfirlo minimamente, dovrebbe essere quasi andato. E tra l'altro anche quello che vi consiglio è avere un buon numero di spezie, che sarebbero le chiale per insomma avere la magia. Forse è morto? No? No, ancora vivo. Dicevo, non dovrebbe mancare molto a livello di colpi. Dicevo, le spezie che praticamente vedete vi rigenerano la barra blu della magia. In più l'anello odoroso... ah, è morto, non sono riuscito a farvi vedere come si è disintegrato, ma è morto. Ho 60.000 anime, finalmente ce l'ho fatta ragazzi. Allora, vediamo l'anima che abbiamo trovato. Anima scaglia fiamma piccola, anima del demone drago rosso volante. L'anima del demone drago rosso volante irradia un potere enorme, garantisce, vabbè, portatore di un ampio numero di anime, questa è la solita frase che c'è scritta. Io, siccome i miracoli ne ho armonizzati già parecchi, direi anche qua di tornare al Nexus. Però prima possiamo, vedete, prendere tutti i tipi di le cose che finalmente il drago del cazzo non ci dovrebbe essere più una volta ucciso, a differenza degli altri nemici. Esattamente come l'altro drago blu. Ecco, l'altro metodo sarebbe mettersi qua sopra questi corpi carbonizzati e con la spada, nel momento in cui passa il drago, ucciderlo così. Però ho trovato molto più rapido mettersi lassù dove ero un attimo fa e sparare con le magie. Allora, dunque, adesso io tornerei indietro per farvi vedere che il drago, una volta sconfitto, qua c'è un oggetto che ho lasciato. Una volta ucciso il drago, tra l'altro non dovrete mettere il puntatore, altrimenti non lo colpirete mai, ma dovete semplicemente sparare così, cioè dritti davanti a voi, come vi ho fatto vedere prima, senza l'utilizzo di insomma del mirino. Tra l'altro anche la zona precedente possiamo andare poi ad esplorare per vedere quella dove si mettono i due draghi all'inizio del gioco. Lì, non essendoci il drago rosso, ma forse solo più quello blu, in questa maniera magari potremmo recuperare altri tipi di oggetti che il drago col fuoco che spara non vi permette di andare a prendere. Allora, diciamo che i miracoli li ho già armonizzati tutti, quindi praticamente anche se venissi da questo tizio, impara miracolo, vedi, non ci sono miracoli da imparare, quindi niente. Io potenzierei ancora il mio personaggio. I due anelli che vi dicevo era anello della magia facile e anello odoroso, sono i due anelli migliori per poter attaccare il drago, secondo il mio punto di vista. Andiamo a utilizzare
ci dà un altro 10.000 anime solo, non è che poi è valso tanto l'anima del drago, vabbè. Ancora vivi, ecco la fanciulla dal vestito nero del nessuno. Questa frase già che abbiamo visto in tutte le live, perché io ho tutto il gioco completo in live, vi ricordo ragazzi, 1000 ore di gioco, non so quante. Allora, potenziamo con 71.000 ancora il nostro personaggio, poi torniamo a vedere dove è il drago. Allora, vedete che, come vi dicevo prima, il miracolo quello lì rosso doveva essere il fuoco, credo. Ah no, era più potente il fuoco. Ero convinto fosse più potente l'altro, e invece no. Va bene, continuiamo a potenziare allora, direi, il fuoco. Speciale. Avete finito? 34.000 anime e per un numero... Scusate, ragazzi. Ma... Ah, ne vuole 37.000, però non possiamo, quindi tengo ancora questo numero di anime qua. Adesso se io vado di nuovo dove ero prima, nel sentiero del drago, nel sentiero del signore, dove si chiama, nel senso il sentiero dove ero prima, il drago non dovrebbe esserci più e di conseguenza dovremmo essere liberi un po' di, come diceva il mago Gabriel, di vacca. Figlio di puttana, di vacare. Questi, vabbè, sono i demoni lancia che, vabbè, li lasciamo stare. Prima li ho uccisi tutti in quest'area. Però eccoci qua. Il drago solitamente appariva già da qua a rompere il cazzo. E invece, non essendoci più, abbiamo la libertà qui di vedere con calma il ponte. Tra l'altro è uguale al ponte di Bloodborne dove si affronta la Belva. Vabbè. From Software, tutto uguale, si scherza. Però anche qua, anche in questo luogo qui, solitamente il drago arrivava a rompere i coglioni, e invece possiamo assolutamente. Tanto io ho potenziato ancora. Devo mettere lo scudo, poi lo metterò. Sto dilungando un po', ragazzi, nel video, solo per vedere che il drago qua solitamente attaccava e non essendo morto non c'è più, quindi, nel senso non attaccherà più qua. Una volta morto, insomma, è morto per tutto l'intero gioco, perché comunque il drago rosso, ho sbagliato, no? Mamma mia, non ho il... Porca miseria, che errore che ho fatto, sto morendo come un picciuriello. Allora, non è che non c'è il drago, ma devo morire qua però. Allora, andiamo. No, ho sbagliato. Ah, vaffanculo. Allora, mettiamo. Togliamo sta balestra che è totalmente inutile e mettiamo lo scudo. Ok, come ho affrontato poi tutto il gioco. E vedete che anche qua, come vi dicevo, ragazzi, abbiamo la possibilità a sto giro di prendere tutti. Scudo chiodato. Tutte le varie cose che magari nella prima run lasciavamo indietro proprio per paura che il drago ci arrostisse. Non faccio arrivare questo video più lungo di 10 minuti perché sarebbe troppo. Sappiate che tutte le zone, insomma, dove il drago rosso era presente, adesso, una volta ucciso, saranno poi libere. Questa è comunque soltanto la seconda run che sto facendo, devo solo finire tante cose che sto scoprendo anche da solo, come ad esempio l'altro video che ho pubblicato, quello di Redoran, dove uccidendolo si ottiene questo anello qua, che è l'anello della rigenerazione. No, anello del guerriero eterno, questo qua. Nel video precedente a questo sul canale d'animaggio vi avevo fatto vedere come uccidere il Re Doran, anche se avete la classe nobile, l'avrete potenziata in tutta la prima run, non è difficile, insomma. Qui si arriverà quasi, credo, alla boss fight tra un po' quel sì, credo, cioè, l'ho giocato il gioco, tra non molto sarà la boss fight quella contro il
Vabbè, qua potenzio un po' anche se ho l'anello che mi rigenera. Anche qua il drago, anche in questo frangente qua era presente. Io adesso non sono passato da sotto, ma sono passato da sopra. Proprio perché passare da sotto può anche per evitare in parte il drago. Poi arrivati qua ci sarà la boss fight famigerata contro il cavaliere gigante, che ora come ora, avendo diciamo tutta la potenza che ho acquisito, è vero che in teoria i nemici nella seconda run diventano più potenti, ma non è. Ma qua abbiamo trovato una pietra che è effimeri, che è sempre ben accetta assolutamente. Abbiamo anche armonizzato il miracolo divino, figli di puttana, vediamo se riesco a farvelo vedere. Abbiamo anche armonizzato questo col talismano di Dio. Ho sbagliato. Ok. E possiamo fare guarisci. Guarisci ci permette, vedete, di rigenerare in maniera anche abbastanza prepotente la nostra energia. Andiamo avanti con col nostro lanciafiamme e il nostro scudo speciale. Tra questo qua ci sono degli stronzoni incredibili. Vabbè, ragazzi, insomma, ci sono dilungato anche troppo. Vedete che questo video può bastare così, è già diventato troppo lungo. Rimanete sintonizzati sul canale d'animaggio, iscrivetevi. Figli di Troia, maledetti bastardi. Io torno presto. Rimanete, insomma, sintonizzati. Ciao a tutti. Via fatto.